Qua alla Gamescom di Colonia abbiamo potuto provare nuovamente Anthem, la nuova IP di BioWare che a partire dal 22 febbraio lancerà la sfida a titoli del calibro di Destiny e The Division. In verità la build che Electronic Arts ha deciso di portare alla fiera tedesca era la stessa che avevamo giocato anche in quel di Los Angeles, quindi non ci sono tantissime altre cose da dire. Tuttavia una piccola chiacchierata con gli sviluppatori ci ha permesso di focalizzarci su alcuni aspetti della produzione che paiono decisamente interessanti. Pad alla mano, uno degli elementi che sicuramente risalta di più è la caratterizzazione del mondo di gioco. È vero che l'ambientazione assemblata dai ragazzi di BioWare non è completamente originale e recupera qua e là diversi spunti e molte ispirazioni dai contesti science fiction che abbiamo visto negli ultimi anni. Tuttavia, complessivamente l'impasto ci è sembrato abbastanza originale. La mappa è ottimamente costruita e piacevolissima da esplorare. E, stando alle parole del team di sviluppo, proprio l'esplorazione giocherà un ruolo fondamentale nell'economia della produzione. Infatti, addentrandosi negli anfratti più reconditi del mondo di Anthem, i giocatori potranno scoprire nuove ricompense e ovviamente capire qualcosa di più sui caratteri e sulla storia dell'ambientazione. Venendo al gameplay, il titolo si presenta poi come un action RPG in terza persona. Le meccaniche di gioco potrebbero ricordare in qualche modo quelle di The Division, del resto tutta la componente matematica legata alle statistiche, ai danni, alla possibilità di effettuare critici sui molti avversari che ci si opporranno sono ben vistose e sembrano essere centrali appunto nell'economia del gameplay. Tuttavia il sapore dell'esperienza sembra allontanarsi un bel po' da quanto proposto dal titolo Ubisoft. Le caratteristiche e la mobilità dei Javelin, che sono anche in grado di volare, dona al gameplay un dinamismo in parte inedito. Quindi, se è vero che la componente statistica resta importante, è anche vero che Anthem sembra volersi focalizzare sull'abilità del giocatore nel gestire spostamenti e reazioni. La resistenza dei nemici non sembra essere eccessiva, viene quindi scongiurato quello che solitamente si chiama effetto spugna, ovvero la capacità degli avversari di assorbire un numero davvero eccessivo di colpi. Ovviamente per capire se la formula di gioco sarà efficace anche sulla lunga distanza e soprattutto nel corso delle attività endgame, ci toccherà aspettare la release definitiva oppure una prova più approfondita. Dal punto di vista strutturale, ricordiamo che Anthem è un titolo pensato soprattutto per la cooperativa. Il team di sviluppo conferma che tutta la missione principale potrà essere giocata anche in singolo, tuttavia quando raggiungeremo le attività endgame sarà necessario assemblare una squadra, sarà possibile ovviamente chiamare degli amici oppure lasciare aperta la partita affinché il matchmaking faccia il suo corso. A tal proposito i ragazzi di BioWare si dicono molto fiduciosi sul fatto che anche le partite giocate con sconosciuti, quindi con utenti che non fanno parte della propria lista amici, possano essere piacevoli, dal momento che tutte le abilità dei vari modelli di Javelin sono pensate per avere una certa sinergia e quindi per combinarsi fra di loro e sfociare in azioni su schermo dal ritmo e dal respiro decisamente epici. Su questo fronte dobbiamo ammettere che la demo delle tre e poi della Gamescom era abbastanza esplicativa e in effetti le abilità speciali che abbiamo potuto provare si combinavano in maniera sicuramente efficace e spettacolare. Ricordiamo inoltre che Anthem non avrà nessuna modalità PvP e sarà invece interamente concentrato sul PvE. La sua capacità quindi di trattenere la fanbase sui server di gioco dipenderà non soltanto dal sistema di loot, che dovrà essere ben bilanciato e calcolatissimo, ma anche dalla pubblicazione di nuovi contenuti su base regolare. A tal proposito, il team di sviluppo si dice molto fiducioso e sembra avere una tabella di marcia già ben scandita. Per capire però come il titolo se la caverà su questo fronte, che è stato sempre molto problematico, soprattutto nel caso di Destiny e The Division, dovremo aspettare non tanto il lancio, che lo ricordiamo è fissato per il 22 febbraio, ma i mesi successivi.
Per valutare la solidità del progetto dovremo anche soppesare la quantità di contenuti presenti al day one. Complessivamente, in ogni caso, questa demo ci ha rassicurato su alcuni aspetti della produzione. Anthem sembra essere un titolo con un ottimo comparto grafico, una buona caratterizzazione e un gameplay sufficientemente dinamico per distanziarsi dalle altre proposte attualmente presenti sul mercato o in arrivo nei prossimi mesi. Sappiamo in ogni caso quanto sia rischioso oggi produrre uno sparatutto a mondo condiviso e forse è proprio per questo che non riusciamo ad essere completamente ottimisti nei confronti della produzione di BioWare ed Electronic Arts. Speriamo quindi che nei mesi che ci separano dalla pubblicazione il publisher e il team di sviluppo vogliano farci provare una demo molto più complessa e stratificata della loro proposta, per fare in modo di fugare tutte le resistenze che ancora serpeggiano nella mente di buona parte della community. Nel caso in cui dovesse succedere, ovviamente vi terremo aggiornati come sempre sulle pagine di everyeye.it.